Jordun. Sono tornata. Speriamo non ci siano guardie in giro. Il processario dovrebbe trovarsi più avanti. Spero siate ancora lì, ragazzi. Salve a tutti amici e bentrovati, siamo Smitter e eccoci qui per un nuovo episodio di Ratchet & Clank Rift Apart. Qui tornati con Rivet, pronto a continuare l'avventura odierna. E allora ragazzi, questo episodio è finito davvero nei peggiori modi, ossia Nefario e Dottor Nefario hanno preso la mappa spaziale, dimensionale scusatemi, hanno messo in carcere Ratchet & Clank e in più Rivet ha scoperto che Kit è colei, il robot che le ha tolto il braccio. Sta per riuscire a batterlo, va a battere l'imperatore, ma il dottor Nefario ne fa una giusta nella sua vita, riesce a salvare il suo omonimo di questa dimensione e ora siamo così, siamo nel momento più basso per i nostri eroi, messi a terra, sconfitti e abbattuti, forse anche divisi, ma è il momento ragazzi di andare avanti nella nostra avventura. Ma per iniziare vi ricordo sempre lasciare like, commentare e condividere se potete essere il canale e adesso bando alle ciance e che viaggio per inizio. Let's go! Eccoci qui, mezzo alla prigione, Mi sembra che Rivet sia già stata qui. La cosa da capire è come ora muoverà Rivet, visto che ha scoperto che il robot che le ha fatto con l'abbraccio è appunto Kit. Magari pensava che il resto lo sapesse. Sono vicino alla prigione. Però qui per salvarlo, quindi... E le torna tutto in mente. Oh my god, ma che bel mondo, eh. Ok, allora funziona. 100 sbattimento IG29. Mi si disturba com'è ovunque, la troviamo. Cerchi armi o munizioni? Entrambi ci scommetto. Quanto del fatto, bombardiere, raggio durata, velocità e potenza, non voglio più potenza, troppa potenza è questo di qua, il decapitatore. Non odi anche tu quando i tuoi nemici si nascondono lontani, lontani da te. E smetti di odiare e comincia a mirare con il decapitatore. Tipo una marcecchina, questo sarebbe buono. Wow. Sarebbe buono, ma non... magari aspettiamo un po' per rimetterlo da parte. Però potenziamo, cioè potenziamo poi quello a fondo, io lo potenziamo altro poco perché ragazzi è da potenziare. Credo ci da fare sia questo che è la nostra arma lì preferita. Ok, esatto, eccolo qui. Tac. 84% con carenza di gestione munizione, guarda quanto è potente. Dispersione. Ne fa un po' di dispersione, stiamo per un po' salamente al massimo ed è vero potente. E fa questo quello fondaio, fai tanto perché non c'è. Il processario deve essere qui che tengono prigionieri re. Che non abbiamo neanche colpo, ci penso. Non ho comprato dei colpi, ma vabbè. Ma sono così qui, sono immartellate. Grazie di tutto. Niente allarmi. Lì. È ora di entrare. Forse c'è qualcosa? Il processario, prende dove faccio i processi. Navi rottamatrici. Loro sono il mio più grande sogno. Ora io non voglio attaccare le spalle, sta parlando dei sogni, non mi è troppo costretto a fare ciò, costretto. Spiazze, amico mio, spiazze, ma qui c'è altro rarità, non è che fate nei privi. Altri amici lì. Non mi vedi. Guarda come sta soffrendo. Ok, pensate che quella fosse la via giusta. Stiamo facendo un po' di, diciamo, di controllo della mappa. Bullone trovato, ok. Bullone d'oro, questo è il quinto che troviamo. Fiuto per l'oro, trova 5 bolt d'oro. Che bello, stiamo anche livellando come livelli. Livellando come per il platinaggio del gioco. Ma ora qual è la via giusta? Questa o quella là? Qui si cammina, ok. Ah, puoi cadere. E allora qui c'era pure sta cosa. Però forse mi dava un altro percorso.
Beh, andiamo da questo, va. Tanti che... penso non cambi granché. E invece no. Cambia. Perché dipende solo questa parte. Ok. Che sta succedendo qua, mamma mia? Che bel pianetucolo, eh. Lampi, soli, saette. E allora, meno lì che c'è un barco dimensionale. Che bella questo momento. Tanti amici lì, mi dà un po' di livello ancora, magari quello fondaio. Intanto. Mamma che potenza. Chi è? Ah, loro? Di rimbalzo c'è un soffio, ok. Ah, bellissimo, mentre passaggi verticali, ah, per muro. Altro aritarium che non fa mai male. Mettiamo a razzo che quella fosse più facile da utilizzare per ora. Acqua di salta. Ah, lei lo conosce, Bollicino, a quanto pare. Forse il cugino, Bollicione. Quello che c'è nel film di Jack. No, vabbè. Salto troppo in alto. E qui devo vedere, mi sa, per forza. Cioè, la cosa brutta è andare oltre. Mi ha sbarrata. Che... quella ventola non sembra robusta. Ci sono quasi. Forza, gente. Spero che ok, siamo dentro. Qui sono rompe le ventole, non è che non mi dispiace. Là c'è l'aritarium, quindi questa è una via, diciamo, non principale, in teoria. In teoria, quindi... quello è Clank. Povero Clank. C'è qualcos'altro? No, c'è pure l'aritarium, quindi mi torno indietro, mi sa. Armatura. Ah, piani bellicosi. Fra, questa taglia non vale lo sforzo. Dobbiamo andarcene da qui. Bello, guarda che i tuoi bicipiti non passeranno mai da lì. Allora, purtroppo non credo niente, ma penso che mi ha trovato qualcosa di interessante per qualche arma. Mi sa che sono piani bellicosi, può essere legato a qualche o armatura o a qualche arma che magari si vede a Mr. Zurk. Comunque... stiamo aspettando bene, ma sto Clank ora invece dove sarà, insomma sarà messo in una zona peggiore. Qui c'è altro. Qui niente da vedere. Nada. Siete ragazzi, direi che non è Clank. Oh, è una vera. Io abbiamo deciso di smettere di ucciderti. Puoi farci uscire? Oh, ci sto pensando. Fantastici davvero. Oddio, robot. Hai visto un prigioniero che mi somiglia? No? Ok, grazie. Sei pirati? Guarda, si fanno un pozzo null'altro. Non cerchi il mio bottino, vero? Ah, quanti sono qui? Vente con il dimensionatore è più facile. Rivet, stanno per incenerire il tuo amico robot. Rivet. Sono qui, la fila. La valle, laggiù. E vabbè. Ma lì c'era il robottino di Nefario, l'assistente. Comunque abbiamo un recet, e Clank, dire, e dobbiamo un po' di gente. Amici sono da quella parte. Se serve aiuto, occupati di loro. Grazie. Qui ci pensiamo noi. Ah, ero preoccupata. Ti lascerei riposare, ma non c'è tempo. Clank. Oh my god. Grazie. Allora, andiamo di quella fondaglia. Hanno preso recente kit e sono andati via. Parlavano della sezione di massima sicurezza. Li raggiungeremo.
Sono contenta che tu stia. Oh, che bello. Gli altri possono liberarli, no? Mi sa. Peccato, dobbiamo liberare tutti, fare un gran casino, una rivolta alla prigione. Purtroppo non so fare. Quanto in agger. Oh. Rimane l'ultimo là sotto. Ci arriva, sì, vai col parafulmine. No, 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 vabbè, dai. È fulminata, dovresti scoppiare, non sparare a me. Comunque, visto Rece che è lì, che è Kit che erano lì. Nella zona. È fatto una zona più pericolosa. Era lì come ci arriva, non si sa. E penso dall'altra parte, che visto che è un po' più vicino. Guarda lì, cuccioletto. Ci porta il bullone, però. E due presidi. Direi che sta facendo un bel lavoro di backtracking, si dico così. Termine tecnico. Volto l'ho trovato. Altro lì. Raritario, perché non fa mai male. Bullone che veramente non fanno mai malissimo. E allora. C'è altro, dai. Non so di che parlavo, ma in teoria divertono, non li ha abbandonati, cioè, era lì, era troppo tardi. Non lo fai anche lei, però boh. Non so di cosa parla, sento lì altri amici che stanno parlando. Cioè, oh, guarda che muscoli. Accidenti, quanti prigionieri. E allora, c'è treno elettronico. Avranno arrestato chiunque abbia contrariato l'imperatore. Mamma, ce l'abbiamo fatta, raga, ma vero un'impressona qui. Questa è una variante di prigione, però. Abbiamo anche poche armi, questo problema. No, fare forse rifocciarci di armi quando potevamo, invece no. Non mi sono accorto, il Mr. Zurk è lontano da noi. Chiedo tutto quello che ci possa servire qui. Aver usato i controlli manuali. Beh, questo di qua, no? Basta provarci. Ottimo! Degli evasi da rimettere. Ah, quello com'è contento. Tempo! Detesto metterti qua. Ma recepe kit verranno evitiamo momenti. Ok, ce l'abbiamo fatta, ragazzi, pure qui. Difficile, ma per me è che appunto abbiamo pochissime armi, cavolo. È stata colpa mia lì. Troppo. Cioè, qui se vi avrò. Non siamo morti stavolta, perché sono stato più attento contro un suo nemico, ovviamente, però. È una trappola, mi sa. Ma come? Ho i miei metodi. State bene? Stiamo bene! Cercavamo di evadere! In qualche modo! Non preoccupatevi, vi tiriamo fuori noi! Che stiamo a galla nelle montagne russe, ma come facciamo a salvarli se anche siamo qui? Ma qui si fermi per forza. Kit deve essere terrorizzata. Più o meno. Sentila, Kit. Sarò sincera. Sì? È la guerra botta responsabile del mio braccio. Oh cielo, io già. Comunque il problema è questo. Ok, siamo qui avanti, però siamo veloci senza armi. Ora allora, qui ragazzi, ora siamo a secco. Penso devo coprire questo, no? Yes. E vabbè. Non la perdo di vista. Tranquillo, Latina, li salveremo. Certamente. Tu combatti, io cercherò un modo per raggiungerli. La risacciata è messo nei corridoi. Crediamoli brutalmente. Ah.
temevo che non ce l'avresti fatta. Aspetta a ringraziarci. Le celle sono ancora bloccate. I comandi sono nell'ufficio direttivo. Hai saputo dei disordini al processare? A quanto pare è tutta colpa di... Una lotta. Che emozioni! Ok. L'imperatore potrà arricchire la Sotto sua direi di andare di... A fine turno potremo festeggiare offrendo... Diciamo... Stealth, ma ci hanno anche visto. Ricordo anche solo due per fare anche il 100% questa nuova arma, che non sarebbe male al centro megatronico. Ma abbiamo tantissime armi, siamo al massimo delle munizioni. Oh, da lì che c'è, da lì che ci sta. Allora, aspetta, io porto in tutto ragazzi e poi ci si volta al combattimento. Miss Zurkon vende solamente merce di alta qualità. Ok, per il turno non la faccio perché davvero non riesco a farla ora e sono troppo, diciamo, voglioso di fare questa parte dell'avventura, sinceramente, quindi spiazze, ma no. E niente, si va. Dov'è l'ufficio direttore però? Scusami. Eccolo! L'ufficio della direttrice! Saliamo su queste piattaforme per avvicinarci, poi vedremo. Poi vedremo. Attenti, un gran bel volo da qui. Ma non è tanto grande volo. No, vabbè, non si è attaccato, vabbè. Dai, però, se non attacca al muro, perché... altra roba qui. Vabbè. Eccolo, l'ufficio della direttrice. Saliamo su queste piattaforme per avvicinarci, poi vedremo. Attenta, è un gran bel volo da qui. È un gran bel volo per te. Avrei dovuto prevedere le conseguenze del tuo incontro con Kira. Vedi che non riuscirei mai a perdonarla. Forse. Oh là là, ce l'ho fatta. Ma so che voglio salvare. Oh, grande Rivet. Entriamo nel portello di accesso. Ci siamo quasi. Ecco la direttrice. Sì, sì. Si vede proprio. Ok, troppe armi qui, non è qua si combatterà, ma... Ecco lì. La teniamo nascosta, grandissima. Molto coraggioso. Lockdown d'emergenza deviando la corrente al settore VIP. Ratchet nel settore VIP, vero? Sì.
figa, poi il settore VIP. Come dice lei, signorina. Oh. Vediamo un po' di quanto l'ho fatto. Non male quanto l'ho fatto. Un po' stile. Ah no, è il capo, non era proprio. Ok. E vabbè, c'è ancora questi, ma... Allora. Vai così, ho messo qua una tecnica che funziona molto bene. Faccio anche un po' di pulizia, bello. Quanto gioco questi qua, va? Ah, vengo a voi, ragazzi. Contenti? Molto vicini lei. Dobbiamo tornare da Recete qui, prima che sia troppo tardi. No, ma prima dobbiamo uscire da qui. L'ufficio è sigillato. Come facciamo a uscire? Vediamo dove ci porta quella finestra. Ok, quindi bisogna fuggire, va bene. E si va da quella finestra, quella parte lì. Ho detto le aperture davvero sono enormi. E qui dove siamo? E qui non si passa, mi sa. Anche io fanno festa, come detto, che bello. No, siamo chiusi. Ok. Comincia la ricreazione! A quanto pare abbiamo dei nuovi alleati. Spostano di nuovo la cella! Personale di massima sicurezza! Comincerò a lavorare il piano. Raggiungere la cella prima che li rinchiudano nelle proporzioni. Oh, un piano. Mazza, ragazzi, che casino, ma dov'è? Oh, dove va? Esco da qui. Uno che mi spara. Eccoli. Modo per risalire. Siamo. Prendi lì per salire sulla piattaforma. Però io vorrei passare l'altra volta senza però essere colpito. Qui vedo un po' qua. Non c'è solo vita, mi sa, eh. Vabbè, allora appunto passiamo. Che devo fare? Eccoci qua. Geni. No, non lo puoi bandire dalla sala pesi, dai. Non puoi bandire dalla sala pesi, sto scherzando, questa è cattiveria. Grande ragazzi, mi ricordo una... Tutto io in pratica, ma ok. Eccoli qui tutti e due. Finalmente vi faremo uscire da qui. Speriamo. Mamma che arrabbiata. Ma che cazzo? Al mio glorioso castigo! Ma chi sei? Ok, come facciamo a scappare? Ho provato di tutto. Kit, qualche idea? Dai, Kit, di qualcosa. Non ho più idee. Sul serio? Perché se... Attenzione, rivolto in corso. Protocollo gas e silarante attivato. Oh no, la stanza si riempie di gas. Attenti. Gas e silarante che però può farci male a noi perché è mortale. E chi lo sapesse. Ok. Presto, tiraci fuori da qui. Prendi pulsanti. Ma cambia arma che qui. Uno. Occhio, occhio, bisogna correre, solo correre, basta. Sta ridendo Ratchet. Mamma mia. Dobbiamo fare? Mamma mia ragazzi, mamma mia. Sembra decisamente pentito. Ora andiamo. È potribile. Aggancia la fenditura. Veloce, veloce, veloce. Siamo vicini?
Mamma mia, ragazzi, che parte esilarante, se dire. Oh, sta morendo? Sto di no. La loro cella è uscita all'esterno. Che senso? Laggiù, presto dobbiamo piantarci sulla piattaforma di evacuazione. Mamma mia, ragazzi, oh mio, si vola! Al salvataggio. Però ancora no. Quanto ancora devo fare? Oh? È una questione emergenza, ok. Sì, forse arrivando, ma io pure. Ce l'abbiamo fatta? Gli EDC. Quindi abbiamo la recet. E kit per salvare. No, c'è ancora l'ultimo lì, vabbè. E qua, fatti colpire. Sì, dammi la lezione di francese, come vuoi tu. Dai, come scappa. Ancora. E basta, su, dai. Perché ti andando sul lavoro? Non ti metano, non vi metano. So cari, non pagano poco. Mamma mia. Se tu è. Non mi lascerò intimidire. Dovresti, sai. Oh. L'abbiamo fatta? Ok, credo che siano tutti. Ok. Quindi ho visto che loro non se vanno. Come no? E vabbè, ancora. E basta. L'ho già sconfitti un miglia. Ah, ok, c'è la scotta qua del reale. Attenzione. Questo è forte. Dove sta? Io non lo vedo. Ok, anche la quadra reale, penso. Vabbè, c'è ancora quelli là, vabbè, io non... Ma che fai? Ma sei finito, non capisci pure tu. Anche la tua essenza è molto scarita. Oh, finalmente. Presto, usa il meccanismo per avvicinare la cella. Ma chi si licenzia? Nefario licenzia l'assistente, così all'ultimo, mentre non puoi fermarci. Avete chiesto rinforzi, ragazzi? Grazie per l'aiuto. Kit, stai... Solo un minuto. Ci vediamo all'astronave. Clank mi ha detto di provare a perdonarti. Io... Me ne torno a Savali. Non avrei dovuto. Ehi! Vuoi nasconderti ancora? Adesso! Mi dispiace. Ti chiedo scusa, Rivet. Per tutto. Io... non sono brava come partner. Ma puoi diventarlo. Se quella sera mi avessi aiutata invece di fuggire, le cose sarebbero diverse adesso. O se avessi detto la verità, o forse... Perché nessuno lo capisce? Sono sbagliata! E sarò sempre sbagliata! Brava. Nasconditi. Noi andiamo a salvare l'universo. Gli universi, hai capito? E comunque non mi servi. Dov'è? Non verrà. Ma... Kit dovrebbe essere qui. È una sua scelta. Solo perché pensa di essere pericolosa. Beh, perché forse lo è.
Quindi è per questo che l'abbandoni. Perché hai paura di lei. Disse il grande eroe troppo impaurito per cercare gli altri Lombax. Almeno la mia paura ha senso. Scusa, non... Scusami. State bene? Grazie al cielo, eravamo tutti in pensiero. Sappiamo come difenderci. Perché ci avete messo tanto? Ehi! Forse so come trovare l'imperatore. Quando vuoi passare al contrattacco, vieni a parlare con me. Ragazzi, wow, cioè, tanta roba. Sono riuscito a fuggire, ma Kit ancora ti ritiene sbagliata. Forse il clan diceva che anche lui è come lei, o sia una macchina della guerra. Magari lei aveva capito che non è l'unica e che può essere diversa. E anche Rivita un po' la rifiutata perché appunto è arrabbiata con lei, ma anche sarà triste. Ora però siamo pronti al contrattacco. L'ultimo colpo con quanto che vuoi aiutarci. E secondo me l'ultimo, il prossimo episodio potrebbe essere anche l'ultimo episodio. E quindi ragazzi, che dire? Ci vediamo nel prossimo, fino qui con di oggi. Io vi lascio un like, a commentare e di la vostra. In caso non avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, c'è notifiche che non vi usciranno. Seguite su vari social come Facebook, Instagram, TikTok, così per sapere di più sul lavoro e godervi altri contenuti che utili a me offerti. Inoltre, se volete supportarmi il lavoro, oltre ai piace, commenti e condivisioni, di cui già vi sono molto grato, c'è la possibilità di abbonarsi al YouTube e Patreon. In info box trovate tutte le informazioni che vi servono. Noi ci vediamo in un prossimo episodio, forse l'ultimo che lo sa, la prossima di Terry. Passo a chiudere.